Ciao, sono Claudio e vi vorrei raccontare una piccola storia. Attualmente sono, come sapete, come tanti perlomeno sanno, sono a Segarati, un posto bello sugli Appennini, voglio dire, in provincia di Parma. È un posto abbastanza selvaggio in cui si vive veramente bene. Ma vi volevo raccontare una piccola storia che poi potrebbe essere anche il seguito alla bellissima storia dei papaveri che si spostano di volta in volta, in paese, perché si continua a costruire e non trovano un campo dove esprimersi, no? E allora continuano a muoversi. Ecco, mi sembra che quest'anno qui a Segarati, qui in provincia di Bardi, ci sia un'esplosione stupenda di viole, di primule, di narcisi e di tutti quei fiori selvatici, anemoni e altri che di neanche di cui non conosco il nome, no? È una cosa molto bella. Quest'anno ce n'è tantissimi, in modo particolare, più del solito. E allora mi chiedo, ma perché? È chiaro che ogni annata è diversa dall'altra, ci saranno sempre delle motivazioni. Ma mi piace credere che questi fiori scappino dalla pianura, scappino dalla provincia di Milano, dall'Interla, scappino per venire in un luogo protetto, in mezzo ai boschi, sulle colline, dove possono svilupparsi, crescere e moltiplicarsi. E questo perché, e giungo, voglio dire, al nocciolo della questione, perché giù in pianura stiamo costruendo troppo, stiamo costruendo troppo. Il consumo di suolo è esagerato e dato che è stato consolidato, è stato provato che anche tutta questa storia della pandemia, le malattie, i problemi che stiamo passando, sono anche il frutto di un modello di sviluppo non sostenibile. Dannoso per l'uomo e più che altro dannoso per il pianeta, perché poi è il pianeta che ci dà da vivere, ci dà il frutto, no? della sua materia. E allora ho sentito ultimamente, ma questo passa in maniera trasversale, tra le amministrazioni in tutti i paesi, che siano di destra, che siano di sinistra, che siano del PD, della Lega, tutti uguali, cioè travisano un pochino quelle leggi fantasma che sono contro il consumo di suolo, ma che sono tutte, possiamo considerarle false, no? Non sono sincere nell'anima, voglio dire, sono fatte e poi danno sempre comunque l'escamotage per poter costruire, se no non si capirebbe perché si costruisce così tanto, voglio dire, in tutti i paesi. Adesso li indico, ma non c'è niente di personale, voglio dire, no? Però siamo partiti da Peschiera col centro commerciale una decina d'anni fa, se non di più. Abbiamo lottato contro di esso, abbiamo lottato contro la TEM e a proposito ho postato qualcosina su Facebook proprio a dimostrazione questo, che o si è verdi ecologisti convinti a cui sta a cuore il territorio, no? Ci sta veramente a cuore il territorio su cui viviamo, che non è solo Pantigliate, per amor di Dio. Il territorio su cui viviamo è Pantigliate, Peschiera, Mediglia, Settala, Paullo, Zelo, la parte che arriva fino all'Adda e anche oltre, no? È tutto il nostro territorio, non è solo Pantigliate. E allora costruito il centro a Peschiera, a Pantigliate, abbiamo combattuto contro e manifestato più volte, ma più volte contro la TEM, no? La tangenziale est-esterna, quando sapevamo benissimo che intorno ad essa o vicino ad essa avrebbero costruito capannoni, logistiche e quant'altro. È così avvenuto. Cioè, basta fare un giro a Zero Bonpersico, alla rotondona che poi dà alla TEM per vedere il disastro, no? Che è stato fatto. Si parla di, voglio dire, anche la, la, la,
il voto di Pantigliate sulle aree del parco agricolo. Speriamo che si fermi lì, che si fermi al voto, ma che non si vada oltre. Si vede il pratone di San Donato, che ci sono delle persone che combattono, no? Questo movimento di persone trasversali, tra l'altro, che sono a difesa di un pratone, che è di, non so, di, mi sembra di 70-80 mila metri quadri, enorme, parliamo di 7-8 ettari, a difesa. Ma perché bisogna costruire su questo? Perché? La stessa cosa vale, sento ultimamente, a Paullo, in quel pezzo di territorio, in quel campo, in quei due o tre campi che vanno dalla Paulese a Via Ramello, no? Dove ci sono del residenziale, dove vi sono le case. E c'è questa Via Ramello e poi ci sono i campi, questi due o tre campi, che saranno a occhio e croce 200 metri, che arrivano alla Paulese. Ma perché bisogna costruire una logistica lì? Perché bisogna costruire? Ma cosa vogliamo lasciare ai nostri pronipoti? Cioè, costruire quei mostri, che serviranno, per amor di Dio, ma non deve essere l'unica soluzione comunque, non è l'unica soluzione. Voglio credere che ci sia un modo diverso, no? Uno sviluppo diverso, più sostenibile, più vicino all'ambiente. Ma cosa lasciamo? Cosa, amministrazioni, cosa volete lasciare ai pronipoti? Fate quattro firme e ci troviamo una logistica e un capannone per 100 anni. Basta vedere la fabbrica che era della la cartiera di Peschiera Borromeo, distrutta, abbandonata, tutta rotta. Cioè, lasciamo dei ruderi, dei cadaveri che per anni rimarranno alle future generazioni. Allora, anziché lasciare, voglio dire, del verde, un prato rimane sempre un prato. Genererà fiori, insalatina, genererà alberi di tutti i tipi, ma la vita continua comunque. Ecco, questo potrebbe essere, voglio che sia un passaparola, no? Un passaparola a questo stop, a questo consumo di suolo esasperato. La Lombardia ne brucia in maniera superiore rispetto a tutte le altre regioni. E perché? Perché qui ci sono le aziende, c'è l'industria, c'è il commercio, c'è il denaro. Perché? Perché? Ma non può andare avanti così. Voglio che le amministrazioni pensino a ciò che stanno facendo. Non lasciate dei cadaveri, ma lasciate della natura ai nostri pronipoti. E poi un invito ai cittadini, come sempre, l'ho anche scritto. Dovete manifestare, dovete reclamare, dovete combattere per il vostro territorio. È la cosa più importante. Non dovete lasciare ai vostri figli i soldi, la casa, la villetta, la macchina, cioè... No! Dobbiamo lasciare loro, o ai figli dei vostri figli, dobbiamo lasciare un mondo migliore di quello attuale. Perché il mondo attuale è proprio brutto. Più brutto sotto questo aspetto. Non dobbiamo scandalizzarci se il Brasile di Bolsonaro brucia ettari di foresta vergine. Lì sembra quasi che ci si rizza i capelli, no? Perché sono dei disonesti, guarda come rovinano la natura. E poi qui facciamo altrettanto, nel nostro piccolo naturalmente, facciamo altrettanto. E allora vi faccio questo invito. Amate il vostro territorio e combattete per esso, perché nessuno ci regala niente. Se vogliamo lasciare un mondo migliore ai nostri pronipoti, combattete per il vostro territorio, combattete la logistica di Paullo, combattete per far sì che il pratone rimanga tale e diamo uno stop ai centri commerciali, per favore, uno stop, ce n'è già troppi e tra pochi inizieranno a chiudere. Al mondo, nel resto del mondo questa tendenza sta già cambiando, ma noi come sempre arriviamo ultimi, lo sappiamo, no? Siamo l'ultima ruota del carro e arriveremo ultimi anche qui. Vi mando un augurio, un salutone, spero che stiate tutti bene. Vediamo se riesco a girare. Vi voglio lasciare con un'immagine. No, non si può. Volevo farvi vedere un pochino le colline di fronte. Io parlo con voi, ma ho davanti uno spettacolo bellissimo. Niente, vi auguro ogni bene e la speranza è di vedervi presto a Pantigliate.
chiacchierando, quando ci sarà la possibilità prenderemo un caffè insieme e continueremo a vivere. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao amici.